Oggi andiamo sul sodo. Argomentazioni di cui abbiamo trattato nella denuncia fatta appena pochi minuti fa ai carabinieri che gentilmente sempre oramai ci accolgono come dei vates, cioè proprio come degli illuminati nel senso buono del termine, perché ci chiedono consiglio. Poi entriamo nel merito magari in un altro contesto. Allora, il fatto di oggi è di una semplicità proprio direi Adamantina. Vabbè, adamantina o no, peggio dai. Ecco volevo dire lapalissiana, ecco, la palissiana. derivante da della Palisse, il conte della Palisse che faceva Il signor di la palisse. quelle argomentazioni di No, un'ovvietà no, 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 assolutamente. no, Eh no, sì, no, vabbè, dai, no. dillo, dillo. Allora, il signor di la palisse è stato uno dei grandi, assieme a Gaston de Foix, della cavalleria francese. No, e soprattutto è passato alla storia per una sua celebre frase che No, disse no, signore. nell'accampamento all'assedio di Non Alessandria. è vero, Sì, non è eh assolutamente sì. vero. Allora, siccome è morto combattendo da Prode, è Esatto. rimasto il detto che lui Era la raffigurazione di Don Chisciotte. No, signore, Sì, no, signore. vabbè, Allora. allora no. Allora no. Vabbè, non siamo d'accordo, vabbè. Allora, la frase che veniva detta, ma veniva detta non solo in riferimento alla palice, ci scrive tra l'altro la palice, ma veniva detta di un combattente che muore mentre combatte strenuamente. La frase era questa: del Ma per essere signor di eroico. la palice, la grand'anima è partita. Poco prima che morisse, egli era ancora in vita. Allora, per dire che lui ha combattuto proprio fino al momento in cui è Sì, ma la espirato. frase La stessa palisfesa è la è di una palissiana. vacuità assoluta. No, è la palissiano. Da cui è venuto il termine che chi non è morto È è ancora vivo. in vita. Mi Ma sembra non ovvio. perché lui abbia detto delle Ma frasi, de perché sono state frasi Le sulla Comte sua morte. della Palisse, per essere sinceri e obiettivi fino in fondo, morì appunto combattendo perché era E dove? sicuramente E eroico dove? durante l'assedio che fu fatto ad Alessandria. No, signore, Sì, no, vabbè. no, eh no. E allora Allora, dove? è morto nella battaglia di Pavia, Vabbè, 1513. era sempre. 1514, più o meno. Giusto, giusto, E allora ma sì. era Pavia era il proseguio dell'assedio di Vabbè, allora Alessandria. tu devi essere più preciso. In ogni caso, vabbè. In ogni caso, ma io Sei ti dico troppo le cose. lapalissiano, No, no, sei troppo vabbè, e dobbiamo lapalissiano. chiarire queste cose. Va Andiamo bene, avanti. andiamo avanti. Comunque, Proseguiamo. adesso chiarito l'equivoco, dicevamo la stessa cosa. Allora, oggi diciamo una cosa altrettanto lapalissiana, e la leggo perché è troppo carina. Allora, gira sotterraneamente da decenni nel palazzo, o nei palazzi, meglio ancora, del potere, una, diciamo, Chiacchierata. malalingua, una Sì, una malalingua malalingua. che diciamo disonora il prestigio di un personaggio pubblico importante, del personaggio pubblico Che noi abbiamo statale più denunciato tante volte. importante della nazione, e cioè il signor Giorgio Napolitano. E allora, in riferimento a uno degli ultimi dileggi che sono stati fatti all'onore del capo dello Stato, abbiamo ritenuto opportuno denunciare il fatto alla magistratura in modo che si ponga mano al dilemma essere o non essere quello che questa signora fra gli altri E dice. poi tra l'altro noi diciamo questo è il problema. Certo, this is the problem. Allora, il problema è proprio che bisogna chiarire se questa diceria è una semplice, chiacchiera di palazzo, O di molto, cortile. molto acida, oppure è veramente fondata e in un caso e nell'altro ci devono essere delle responsabilità che vanno condannate, Appurate. appurate e condannate, Se perché eventualmente la persona che ha fatto
fatto un video che noi vi consigliamo di andare a vedere, perché si dovrebbe vedere facilmente. La persona che dice chiaramente essere questo signore che noi chiamiamo Napolitano, un figlio illegittimo di Umberto II, e dove c'è un autore che è il principe Lovatelli, che scrive in un altro video, che dove scrive che il Umberto II aveva frequentazioni anche con delle donne, anche. E su questi siamo perfettamente a conoscenza di tutto, per cui va benissimo così. Sai, ci sono certi re, certi, no, ma certi vale la pena di sottolineare due o tre punti. Allora, il principe Cristiano Lovatelli Rovarino, che è personaggio di importanza notevole, non tanto attualmente, ma nel passato il suo casato era un casato importante, e chi noi, sia chiaro, non difendiamo la nobiltà e il titolo nobiliare, ma difendiamo quel principio alla bon ton e all'onore di una volta che un appartenente a una casata aveva l'obbligo di mantenere. E quindi quando questo signor Cristiano Lovatelli Ravarino, principe, dice queste cose qua, presupponiamo che lo abbia dette e scritte in piena consapevolezza di quello che andava scrivendo, delle responsabilità che si assumeva. Sono concetti e fatti orecchiati in ambienti che abitualmente sanno quello che dicono. Va bene così? E allora vale la pena di leggere il testo di Cristiano Lovatelli Rovarino, e quindi no, poi una parte, e poi lo commentiamo. Pochi lo sanno, anzi in Italia sono in molti, ma tacciono, che quando la gente scherzando allude al fatto che il presidente Napolitano sembra il figlio di re Umberto II, tanto ne è il sosia, sbaglia. Nel senso che Napolitano non sembra, è il figlio naturale del nostro ultimo re. Sua madre... Ha detto anche il re di maggio, perché è rimasto re per un mesetto. Per un mesetto. Sua madre, contessa di Napoli, titolo che da buon comunista ha sempre accuratamente nascosto come Berlinguer, il quale Berlinguer, che era stato eletto al comitato centrale come del partito... Come diceva Giuliano Paetta... Giorgio Paietta. Il quale diceva che Berlinguer era stato eletto al comitato centrale del Partito Comunista. No, cioè, Paietta disse Enrico Berlinguer, poi Enrico Berlinguer si iscrisse al comitato centrale del Partito Comunista. Sì, cioè non iscrisse al Partito Comunista, ma al comitato direttamente, bypassando tutti i gradi del corso. Un partito molto selettivo, tra l'altro. Oltretutto. Per gli operai, certo. Non certamente per il signor Berlinguer, che faceva parte del marchesato dei Berlinguer. Perché facevano parte a loro volta cinque dell'Ave Maria. Dell'Ave Maria. Che erano tutti al soldo degli anglo-americani fin dal 1930. Esattamente. E facevano la fronda al Partito Manconi. Fascista e poi al Partito Comunista a prescindere. Esattamente. Tant'è che da quella cassa lì sono usciti i vari segni, Mario, il padre, i Luigi Manconi, poi i Saragat, chi altro c'era, non mi viene più in mente. Nemmeno io. I Cossiga. Ah, Cossiga, ma l'ho detto prima, sì, Cossiga. Allora, questi signori qui facevano parte tutto di una casta, di una mafia, diciamo così, sassarese per la parte maggiore, ma non solo, diciamo sarda in generale, che partendo dal sistema di controllo del territorio latifondistico, cioè questi erano tutti proprietari terrieri, ma di quelli di qualche centinaio o migliaio di ettari. Di assoluta fede sabauda, essendo sardi, essendo esponenti della nobiltà del sarda, regno di Sardegna. È certo. Allora, il tutto questo per dire che anche il signor Napolitano ha a che fare con questa storia, ma andiamo avanti nella lettura. E quindi, come Berlinguer faceva, dicevo prima, con il suo titolo di marchese,
ed era questa signora contessa di Napoli, era una delle dame di compagnia della Maria, regina Maria José, che a volte, esasperata dalla folla di amanti del re in genere, ma non solo, donne, il quale re, sappiamo bene, aveva tendenze di vario genere, questo non è una diceria, questo è un fatto, sì. Gli piazzava rappresaglie gigantesche e se ne andava notoriamente innamorandosi, forse una volta sola, di uno noto giornalista. E lì devo aver sentito male la chiacchiera. Allora, noi sappiamo ulteriori informazioni, per cui non questa è signora contessa di Napoli, in una di queste prolungatissime assenze, la dama di compagnia appunto di Maria José lo divenne anche del re, quindi dama di compagnia del re, al punto che ne nacque il prestigioso pargolo. La data è inoppugnabile. Tralasciamo altre vicende che non sta a dire. Quando Berlinguer, Berlinguer morì all'improvviso, anche un fuoco melico avrebbe capito che il PCI disponeva di due sofisticati colti rassicuranti fuori classe per scalare fin da allora le paure della borghesia. E cioè l'ex sindaco di Bologna Renato Zangheri e il nostro attuale primo cittadino. Invece si suicidarono leggendo l'ultima raffica di Stalin all'interno del PCI, e cioè Natta, pedante, tardoleninista, gufaceo, impresentabile. Come fu possibile? Ex allievo dell'Istituto di Studi Corporativi di Siena. Oltretutto, anche lui transfuga. Come fu possibile? È molto semplice. L'ex sindaco di Bologna aveva da tempo un'incredibile storia segreta pre-berlusconiana, osiamo dire, con la nobile moglie di uno dei più rampanti industriali italiani, cosa nota anche quella che circolava nelle segrete stanze. E Napolitano per parte sua, era appunto indicibile e impresentabile il figlio genetico del re. Quindi due giganteschi scheletri nell'armadio che il partito temeva sarebbero saltati fuori se la stampa internazionale avesse iniziato a indagare a fondo nelle loro vite private, come era scontato ed ovvio che sarebbe avvenuto se fossero stati eletti segretari del Partito Comunista. Per cui elessero la continuità per benissimo, una continuità ideologicamente già in carta pecorita, quasi commoventemente grottesca, come nel caso di Natta. Un errore di valutazione che ritardò forse di 20 anni la loro trasformazione in forza governativa. Questo quindi noi lo abbiamo preso per buono e abbiamo chiesto alla magistratura questo che adesso vi leggo. Questo che abbiamo detto appunto era un fatto. L'altro fatto è un video che nei giorni scorsi è apparso su YouTube a nome della dottoressa Eva Polak, in cui lei giustamente fa una disamina logica giuridica. Che questo video può essere visto. È veramente interessante. Su YouTube? Sì, eccolo qui, ve lo leggete qui. Beh, è difficile leggerlo qui non, vabbè, non è questo. Tienilo, si va a cercare su YouTube no, ma basta che va sul sito di Facebook Eva Polak. Esattamente. Eva Polak. Polak. Polak con la K, che esatto. Con una L e con una K va bene, soltanto, va bene, ecco. E da lì può risalire appunto questo video. E quindi noi che cosa diciamo? È necessario ed urgente dissipare più che mai in un momento così difficile come l'attuale ogni dubbio in merito a così gravi insinuazioni e sospetti. Ed oggi quale miglior metodo se non quello di un semplice confronto del DNA fra Giorgio Napolitano e discendenti di Casa Savoia? Hanno fatto tutte quelle ricerche che per quella povera ragazza Iara, certo. Che per il Presidente della Repubblica, certo. Si può fare subito. Certo. Il fatto è che io non mi fiderei in ogni caso, perché hai capito, gli daranno un'altra cosa. Vabbè, il fatto qui in analisi è di semplice soluzione, sì. Come detto, basta appunto un semplice esame del DNA a cui presumiamo che il Presidente, bontà sua, non avrà nulla da obiettare per fare luce su un pettegolezzo che a quanto pare circola da parecchio tempo negli ambienti di Palazzo. Qualora il riscontro fosse negativo, come ovviamente auspichiamo tutti, sarebbe l'evidenza che toglierebbe ogni possibile pettegolezzo dalla circolazione e la censura delle malelingue. Diciamo a questo punto che l'unico DNA da comparare, perché a questo punto bisogna anche comparare i DNA,
Sarebbe soltanto quella di Maria Pia di Savoia, certo, ma solo quella, perché il padre, quella sola, mater certa est parte, esatto, pater incertum, esattamente. Allora, viceversa, se le dicerie si rivelassero vere, le conseguenze sarebbero davvero eclatanti, epocali ed anche eversive dello pseudo ordine costituito. Va da sé che questa scoperta sarebbe sconvolgente e avrebbe fra l'altro anche l'effetto di fare pulizia in un ambiente certamente molto chiacchierato. Ci auguriamo perciò che la Procura apra più presto una serie indagine su questo sensibile tema e faccia chiarezza una volta per tutte sulla reale discendenza dell'attuale Presidente della Repubblica. E quindi chiediamo l'intervento. Attenzione sulla reale discendenza, tra virgolette, intendiamo. Certo. Allora, noi sappiamo. D'altronde, questa strana razza dei Savoia. Abbiamo un Carlo Alberto prima. No, partiamo da Biancamano. No, lascia sta Biancamano, io sto parlando della da Biancamano. Ma no, ma lascia pure. No, da lì che parte tutto. No, scusa. Gli imbassardimenti sono sì, una... Però, parliamo degli ultimi. Un virus congenetico. Allora, parliamo di tutto. Carlo Alberto era uno. Se voi guardate i quadri di Carlo Alberto, la somiglianza tra Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II mi sembra che ci sia proprio, perché proprio. Poi possiamo credere, perché Vittorio Emanuele II era uno che con le donne ci faceva, ci dava. Cui Umberto I a me sta bene, può essere veramente figlio di Vittorio Emanuele II. Il dubbio incomincia a nascere con Vittorio Emanuele III, perché da un omaccio come era, ecco, Vittorio Emanuele II, che nascesse quel personaggio lì, ci sembra un po' strano. Poi sicuramente Umberto II è figlio, perché ovviamente c'era quel detto, quando fecero sposare Vittorio Emanuele III a Elena, c'era il detto... Era la pastora? La grande pastora. D'Albania. D'Albania, che era vissuta a lungo nella corte dello zar Nicola, assieme a un grande militare che poi è quello che ha difeso la Finlandia dall'aggressione bolscevica, e lì venne fuori il detto Curtatone e Montanara. Però anche quello è veramente, dopodiché chiudiamolo. Bella, questo sì, mi piace. Sì. Non hanno detto pastora ma Montanara. Sì, Curtatone e Montanara. Vabbè, allora, con questa la chiudiamo, dai. Questa sì, questa mi sembra che è chiarissima. Ci auguriamo che non venga archiviata. Ma è molto probabile che ma non è molto probabile. Ma l'importante è che noi lo diciamo. Noi lo possiamo finalmente dire. Il fatto esiste, c'è questa gente che parla, certo, e sparla, ha ragione o ha sragione, e vedremo chi c'ha ragione. No, ma io ti dico subito, se nessuno di questi sono stati Querelati, una ragione ci sarà. Significa che hanno ragione loro. Non lo so, staremo a vedere. Appunto. Il tempo ci dirà chi aveva ragione. Esattamente. Ciao a tutti.